Quest'anno Nuovo Anno è partito molto bene, nel segno della piena ripresa, si sta tornando verso i dati pre-pandemia. Voglio ricordare che questo è il primo anno che, tra l'altro, non abbiamo aumentato neanche le tariffe autostradali. È uno dei segni più lampanti della ripresa e del ritorno, seppure tra mille incertezze, all'agognata normalità. Certo, sottolineano da Cava, società che si occupa del passante di Mestre e della viabilità di raccordo con l'aeroporto Marco Polo, c'è utenza e utenza. La percorrenza degli utenti sta crescendo e tornando a degli indirizzi normali, le merci già sono in aumento, mentre invece ancora l'utente non è al periodo della pre-pandemia perché ancora c'è una parte di smart working. Una fase che resta dunque delicata e che la società sta accompagnando con diverse innovazioni. In queste ore il nuovo sito web online, dove tutti i cittadini, prima di uscire di casa, si possono collegare, possono collegarsi alle nostre telecamere, vedere in tempo reale qual è la situazione dell'infrastruttura, ma vedere anche quali sono le condizioni meteo, le condizioni del traffico. Informazione e sicurezza dunque, ma l'obiettivo resta quello di un'autostrada intelligente, disseminata di nuove tecnologie e integrata. A breve sarà disponibile anche per gli utenti avere un wifi disponibile mentre attraversano l'infrastruttura, non solo nelle aree di servizio, nelle piazzole di sosta, e saremo tra i primi in Europa a dare questo tipo di servizio.